Buongiorno a tutti, oggi volevo fare il mio video beauty delle vacanze. Cosa mi porto in vacanza per truccarmi? Allora, premesso che la prima settimana staremo al mare, io tutti gli anni mi porto da truccarmi, tutti gli anni non mi trucco, non sopporto il trucco al mare, non sopporto quando sono in vacanza, la sera è difficile che esco e se esco non voglio truccarmi, non mi trucco per la sera, quindi io me li porto comunque, dovessi avere la voglia di farlo. Per cui è abbastanza minimal, anche se a mio avviso c'è sempre troppe cose. Allora, cosa mi porto? Allora, innanzitutto la cosa di cui non posso assolutamente fare a meno è il correttore. Io ne porto uno nuovo perché l'altro è quasi finito, così ce l'ho già. Neutral Light Medium e la cipria per fissarlo. Non porto fondotinta perché tanto quando sono al mare non ne uso. Poi porto un set di 4 ombrettini, sempre quelli che adoro, prima o poi dovrò buttarli, ma penso che siano colori che stanno bene sia in estate che in inverno, anche se la palette in realtà era invernale. Sono un color oro, un viola scuro, un rosa e un marrone tendente al viola. Sono colori che stanno bene con i miei occhi tendenti al verde. Poi porto la matita, la mia preferita, la Black Brown della Avon True. Poi porto i pennelli, prendo questo della Urban Decay, della Naked 3, che è doppio, sia quello più piccolo che quello normale, e il mio pennello preferito per l'incavo, che è questo della Neve Makeup della collezione in London, ma è un pennello che purtroppo non c'è più, quindi bisogna tenerlo come delle reliquie. Poi mi porterò il mio mascara, il mio preferito, dell'Etoile, della serie Rouge Etoile, quello avevo già parlato, con le tre palline. Adoro questo mascara proprio follemente, con il pennellino pulito eventualmente per togliere l'eccesso, un pennello grande per sfumare la cipria e due rossetti. Mi sta venendo la rantega. Tutti e due della serie MAC. Porterò il Berry Bold, quindi uno rosso, questo bel rosso acceso, e un colore neutro che è quello che io ho addosso, che è Rosy Outlook, che ha questo rosa un po' tendente al marroncino, uno più chiaro, uno più scuro. Abbinerò la matita Berry Nice, quella nuova che è uscita al rossetto rosso chiaramente, e questa qua della Kiko, la 303, che spero facciamo sempre, che ormai è rimasta pochina, è questo colore un po' più nude che mi piace tantissimo. Come profumo mi porto questo campioncino che mi sto tenendo come una reliquia proprio perché da portare in vacanza, che purtroppo me l'hanno dato questo campioncino quando avevo appena acquistato il profumo. Se l'avessi sentito prima avrei comprato questo profumo, Girl of Now. Mi piace da morire, assomiglia un po' all'Hypnotic Poison o la Vie Belle che sono i miei profumi preferiti. Questo le assomiglia un po' come tipologia, ma è buonissimo. Appena finisco uno dei due, mi compro sicuramente questo perché mi piace veramente troppo. Poi porto l'acqua micellare. Questo in realtà è un contenitore dell'acqua micellare delle New che io conservo sempre. L'acqua micellare che ho inserita adesso è quella della Sienne della Lidl. E poi due armi senza la quale non potrei vivere: spingi pelle e elimina cuticole, perché ho tantissime cuticole. Come mi cresce un pochettino il gel, qua subito mi esce la pellicina maledetta. E questo della che ho preso su Wish, che altro non è che una pietra pollice fatta così apposta per infilarsi e pulire bene le pellicine. Io detesto le pellicine e ne produco a quintaloni. E poi, che non ho ancora messo, metterò chiaramente un paio di forbicine, anche perché le forbicine sono da ricomprare perché
Sapete che io faccio cadere tutto. E si è spaccata la punta. Ups. Quindi ho assolutamente bisogno di un paio di forbicine. Il mio beauty case delle vacanze è questo per il trucco, poi chiaramente ci sarà il dopo sole, lo shampoo, il bagno schiuma, queste cose qua. Bagno schiuma ho una serie di quelli piccolini che prendeva mio marito in albergo quando andava a lavorare in trasferta, quelli li portiamo in spiaggia, e dice ma sì, oggi mi faccio la doccia in spiaggia e quindi usiamo quelli e poi a casa porterò un bottiglione di bagno schiuma perché siamo in quattro, ci facciamo la doccia tutte le sere, quindi va giù, va molto 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 giù. E altre cose non ce n'ha, in vacanza porto su questo, il mio beauty case è sempre più essenziale perché tanto non mi trucco, perché tanto non ne ho voglia, perché tanto lasciamo respirare la pelle il più possibile e niente, auguro buone vacanze a tutti e ciao!